Riconoscere e celebrare volontari e partner per la loro dedizione a Villa Charities. Con questo obiettivo, l'Art and Hand Award è tornato dopo diversi anni per ringraziare coloro che rendono possibili i numerosi servizi offerti da Villa Charities da oltre 50 anni alla comunità italo-canadese della Greater Toronto Area e non solo. Tra i 13 premiati, Anthony Fusco Sr., uno dei fondatori di Villa Charities, a cui è stato attribuito l'Outstanding Volunteer Award, che dalla prossima edizione verrà intitolato a suo nome. Ha ritirato il premio suo figlio Joe Fusco. I remember my father actively being involved to rallying the community to be involved with the idea of the contribution of everybody to support a long-term care facility, which was greatly needed at the time and still is today. Anna Iafrate è stata volontaria nell'organizzazione per oltre 30 anni. What have you done as a volunteer for all this year? Mostly I've sat on the board of the Columbus Center, but you serve along in doing that, you end up volunteering for lots of events that are held within the centers. Co-presentatore della serata è Nick Torchetti, che è anche presidente del consiglio di amministrazione di Villa Charities. Torchetti, che cosa significa per lei presentare questa serata? This evening is probably the most important evening for Villa Charities because it's when we celebrate our volunteers. We give them the Heart and Hand Award. They've been nominated by the various boards that make up the affiliates of Villa Charities. And it's one time when we really should stop and appreciate all the work that the volunteers do for us. A presentare la serata anche il senatore Tony Varone, che serve nel board della fondazione. We used to do this 20 years ago, and then for a variety of different reasons, we stopped saying thank you. So for all our volunteers that toil endlessly on the board doing the work that nobody sees, we forgot to say thank you. And this is an evening of thank yous, awards and recognition. All'evento erano presenti 350 invitati che hanno dato un contributo finanziario anche tramite la Silent Auction. Marco De Vuono, presidente e CEO di Villa Charities, ricorda che di volontari c'è sempre bisogno. Villa Charities was created through a number of volunteers. So get out there, come to the organization, give us some of your time. I guarantee you will find it a very rewarding experience. I proventi della serata sono destinati ai vari servizi offerti da Villa Charities: borse di studio e istruzione, assistenza agli anziani, servizi per i giovani e programmi culturali. Daniela Sansone, Omni News, Toronto.